Buongiorno a tutti e tutte, sono Angelo Merletti, il direttore della Corale Valdese di San Secondo. In questa seconda domenica di Avvento vi parlerò dell'inno 65 del nostro innario. L'inno 65 si intitola Or Vieni O Redentore, è un inno di Avvento, una parola che deriva dal latino adventus, che significa venuta. Nella tradizione cristiana è il periodo che va dall'inizio di dicembre al 24, la vigilia di Natale. Il Natale fa la sua comparsa verso la metà del IV secolo, prima non si hanno notizie che questa festività venisse celebrata. Una possibile ipotesi sulla sua origine è che abbia sostituito, tramite un processo di inculturazione, la festa del Solis Invictus, che celebrava la ripresa della durata del giorno sulla notte, visto che il 21 dicembre è proprio la data del solstizio invernale. Un'accezione comune dell'Avvento è anche l'attesa. Attesa del Natale è inteso come dono della grazia di Dio, attesa del ritorno di Cristo e dell'Avvento del suo regno. Ma veniamo all'inno. È stato scritto da Ambrogio da Milano, meglio noto come Sant'Ambrogio, che è vissuto nel IV secolo d.C., quindi proprio nei primi anni, primi secoli del cristianesimo. Il titolo originale era Veni Redemptor Gentium, Vieni Redentore delle genti o dei pagani. Esso si compone di 8 strofe in latino ed è cantato su una melodia gregoriana. L'inno era molto popolare nella tradizione monastica e pregno di significato cristologico. Anche se non è un'enunciazione dogmatica, del resto siamo nel IV secolo e a cavallo dei due grandi concili di Nicea e Calcedonia che hanno enunciato i dogmi fondamentali del cristianesimo. Quanto piuttosto è un testo mistico che riflette sul mistero dell'incarnazione e lo accoglie nel proprio intimo. Adesso leggerò una strofa, la prima del testo, nella traduzione italiana. Vieni Redentore dei pagani, riconosciuto figlio della Vergine, per il quale tutto il mondo si stupisce che Dio gli abbia destinato tale nascita. Ebbene, leggendo il testo si percepisce la distanza tra la piega che ha preso oggi il Natale, proprio qua in Occidente, e il significato che aveva almeno fino a qualche decennio fa, significato del quale le chiese dovrebbero enfatizzare. Con l'avvento della Riforma, Lutero traduce l'inno in tedesco e adatta la melodia gregoriana, che era cantata dai monaci, al canto assembleare. E l'inno si intitola Nun komm der Heiden Island. Lutero anche in questo fu veramente molto abile. Tradusse e adattò anche altri canti della tradizione monastica in modo che fossero fruibili al popolo e ne scrisse di nuovi come il celeberrimo Qual forte rocca. Citando Margherita Fürstwühle, insegnante di musica alla facoltà di teologia valdese fino a qualche decennio fa, il corale della Riforma è un canto di testimonianza, è predicazione cantata e perciò la melodia scaturisce dalla parola, ne segue l'accento poetico, ne sottolinea le espressioni salienti e costituisce unità con il testo. E proprio l'indissolubilità fra testo e melodia è la ragione per cui questi canti hanno potuto conservare il loro impeto creativo fino ai nostri giorni. La melodia è veramente bellissima. Qualcuno forse potrà ritenerla triste, lontano, certo anni luce dagli stucchevoli motivetti natalizi che tra breve ci storniranno fino alla noia. Invita al raccoglimento, a ritrovare la gioia e la riconoscenza per il dono della grazia in Gesù Cristo. Ci invita a sentire dentro di sé la gioia per il regno di Dio che si è manifestato in Gesù di Nazareth. Tutti i musicisti protestanti di tradizione luterana si sono cimentati con questa melodia. Beh, anzitutto Bach, che ci ha lasciato ben due cantate, la Bachwerkzeinisch 61 e 62, e innumerevoli versioni per organo solo e per coro. E poi i vari Buxtehude, Bruns, Pachelbel, solo per citare i più famosi. Il testo di Lutero è la traduzione fedele del testo di Ambrogio. Invece il testo dell'innario riprende solo alcuni punti, in verità pochi rispetto all'ampiezza delle 8 strofe originali. Alcune frasi sono disperse tra le varie strofe. Nella versione di Margherita Fürstwühle, invece, il testo viene ripreso integralmente, in modo molto fedele alla traduzione di Lutero. È interessante notare che questo inno compare la prima volta nei nostri innari sull'innario del 69. Non compare nei precedenti innari, come per esempio il Somme Cantique. E peraltro
in questo innario non compare neanche Forte Rocca. Ci sono altri due inni dell'innario con la stessa melodia, il 231 e il 343. Il 231 riprende l'ultima strofa dell'inno di Ambrogio. Il 343 è invece un inno di commiato, di annuncio di resurrezione. Beh, l'invito anzitutto è quella di cantarlo. Non troppo lentamente però, per favore, ma seguendo una ritmica interna ad ogni brano musicale eseguito con trasporto e partecipazione. E poi di leggere il testo. Nella traduzione di Lutero, nella traduzione italiana, meditarci sopra per cogliere il senso di quelle parole antiche, scoprendo che anche nel XXI secolo ci comunicano qualcosa di nuovo. Wow.